Ieri, nella lettura del tempo ordinario che non abbiamo fatto, perché era la festa di San Vincenzo dei Paoli, c'era un brano del profeta Zaccaria. Zaccaria è un profeta dell'Antico Testamento vissuto 300 anni circa prima di Gesù. E c'era una visione bella, affascinante, di Gerusalemme, dove da un lato gli anziani stavano tranquilli con una vita longeva a chiacchierare riuniti nelle piazze, i vecchi e le vecchie, e dall'altro lato i ragazzi che giocavano nelle piazze. Penso che tutti quanti, almeno i meno giovani, quelli dai 50 anni o forse dai 60 anni in su, si ricorderanno quando i giochi preferiti dei ragazzi erano nelle piazze, recentemente col pallone, ma precedentemente con tutta una serie di giochi molto vari, molto affascinanti, molto divertenti e soprattutto senza bisogno di spendere soldi. I ragazzi a quel tempo soldi in tasca non ne avevano quasi mai. Però si divertivano, più di quanto non si divertano al giorno d'oggi. Dicevo l'altro giorno in un'altra assemblea che mentre i ragazzi di oggi si divertono con i telefonini, però hanno tutti gli occhi e la bocca, come dire, tristi, pensierosi, o per dirla alla siciliana, affungiati. Anche perché mi ha fatto un'impressione enorme un pomeriggio, stavo girando per benedire le case, appena entriamo nella zona bianca in Sicilia riprenderò a benedire le case, e ho visto che c'erano una decina tra ragazzi e ragazze sedute nei gradini al secondo, al terzo piano, non ricordo, oppure addirittura sul pavimento a terra, tutti con i telefonini e tutti muti e nessuno di loro che sorrideva. La bellezza del gioco di squadra, del gioco, diciamo, in piazza è straordinaria. Io ricordo con nostalgia quando ho giochi in piazza, non vi dico quali perché andremmo troppo per le lunghe, o addirittura giocavamo a guardie e ladri. Facevamo due squadre, tocca tu, tocca io, chi vinceva diventava guardia, chi perdeva diventava ladro. E il gioco consisteva nell'acciuffare, le guardie dovevano acciuffare i ladri. Per non farci acciuffare, giravamo tutto il paese. Quando qualche volta passo da Marineo, per strade varie, dico sempre a chi mi accompagna, queste strade le ho pestate tutte. Una dopo l'altra, non c'era un quartiere del paese dove non abbia potuto organizzare qualche gioco con i miei compagni. E a volte questo gioco di guardia e ladri consisteva col fatto che ci prendevamo a legnate ed era divertentissimo. Mi ricordo che una volta mi sono scontrato, io ero nel gruppo delle guardie,
con un compagno che era amico, diciamo, che invece era nella squadra dei ladri, ed eravamo in pubblica piazza con uomini che guardavano, ma ce li suonavamo di santa ragione, diciamo. Giusto giusto si trovò in quel crocchio di uomini mio padrino del battesimo, il quale preoccupato venne, secondo lui, per dire: no, sì, sì, giochiamo, giochiamo. E mio zio si ritrovò, bello luogo che fece. Però ci divertivamo. E quando finiva il gioco, ci radunavamo, senza dividerci tra guardia e ladri, tutti insieme, e scherzavamo, ci facevamo battute. Qualche volta, quando qualcuno aveva un'arancia o una mela, ce la dividevamo. Se qualcuno aveva un coltello, io l'avevo quasi sempre un coltellino dietro, però dicevo sempre ai miei amici: un mio coteggio si chiama Lorenzo e il socco taglia ne vuole mezzo. Quanti mori. I ragazzi che giocano in mezzo alle strade è una cosa che desidererei tanto. Quando passo, che vengo dalla direzione di Tagliavia, e anziché fare la variante passo attraverso il paese, guardo la strada che una volta si chiamava Strada Lunga, dove abitava la mia nonna materna, e vedo questa strada deserta, completamente, nessuna facciata, e dicevo tra me e me: come cambia il mondo. A quest'ora, pomeriggio quasi sempre, a quest'ora questa strada era piena di ragazzi che giocavano, di vecchiette che stavano davanti alla porta a chiacchierare, e di uomini che chiacchieravano pure loro nei loro crocchi. È il segno di una civiltà, di una volontà di stare insieme, di una volontà di affiatarsi, di una volontà di collaborare. Erano tempi in cui, se per esempio qualcuno era contadino e portava, che so io, un recipiente, un secchio per lo più, di mele, di uva, di fichi d'India, di prugne, quello che sia, si divideva ai vicini di casa. Oppure non dimentico più quando mia madre, avevamo un bell'albero di susine vicino alla vigna, dove ora c'è il lago, avevamo delle belle vigne, anche un pezzo di terreno, c'era un albero di susine. Un anno ne fece un'abbondanza così grande che mia madre mi mandò da tutte le zie a portare un panierino ciascuno. Ripeto, erano altri tempi. Al giorno d'oggi sono i tempi che, se voi chiedete a un condomino notizie su un altro condomino, erano tempi in cui, se qualcuno moriva, tutto il vicinato si precipitava ed erano presenti al funerale. Al giorno d'oggi queste cose non si usano più. Siamo tutti importanti, siamo tutti... Ecco, Zaccaria prevede un mondo migliore con queste due immagini: i vecchietti che parlano tra di loro e i ragazzi che giocano nelle piazze. Oggi il profeta Zaccaria ha un'altra visione stupenda che si è realizzata. Questa è una profezia realizzata. Popoli e abitanti di numerose città si raduneranno e si diranno: andiamo a supplicare il Signore degli eserciti, voglio venire pure io. E numerosi popoli e nazioni verranno a Gerusalemme a cercare il Signore. Non so quanti di voi hanno fatto un pellegrinaggio in Terra Santa. Auguro a quelli che non l'hanno fatto e che sono ancora giovani di trovare la possibilità di un viaggio del genere. Ne vale la pena. Voi trovate non solo a Gerusalemme, ma in tutti i posti dove Gesù operò dei miracoli o comunque fece qualche cosa
di importante, trovate sempre numerosi turisti di tutte le nazioni e di tutti i colori e di tutte le età che vanno a pregare a Gerusalemme o comunque a informarsi sui luoghi dove abitava Gesù. In quei giorni, dice il Signore, continua Zaccaria, 10 uomini di tutte le lingue afferreranno un giudeo e gli diranno: vogliamo venire con voi perché abbiamo udito che Dio è con voi. Nel momento che stiamo vivendo, la profezia non si realizza. Si realizzò questa profezia negli anni, 10 anni durarono, forse anche 20, quando terminò il concilio, quando le missioni nelle case erano piene sempre di gente, dove, ricordo, quando terminavamo le missioni con Nino Trentacosta in diverse parrocchie, in diverse chiese, le chiese erano stracolme e c'erano testimonianze meravigliose che sembrava, io lo dicevo, sembra che ci stiamo tornando ai tempi di Gesù o ai tempi dei grandi missionari, dei grandi santi, che effettivamente si radunava tantissima gente. E non so se voi conoscete le vite dei santi, qui abbiamo la possibilità di conoscere i santi, anche se in breve, perché ho mandato a ritirare un centinaio di libretti di vite di santi di vario genere, ma sto leggendo, per ora ho cominciato a leggermi un libretto che parla di San Bernardino da Siena, non so se l'avete mai sentito nominare, era un santo francescano come i francescani che ci sono a Sant'Antonino, il quale attraverso un quadretto dove c'era disegnato il nome di Gesù, IHS, il nome di Gesù abbreviato, che si scriveva così nel Medioevo, con dei raggi intorno, con questo quadretto lui radunava folle immense, migliaia di persone che accorrevano e ascoltavano le sue prediche. Così anche ho sul tavolo, ma ancora ho appena cominciato a leggerlo, la vita di San Leonardo da Porto Maurizio, un santo, mi pare, originario del Veneto, che aveva il dono di raccogliere migliaia e migliaia di fedeli e dovunque andava era molto seguito. Perché al giorno d'oggi questo non si verifica più o si verifica solo in parte? Perché abbiamo perso l'entusiasmo, abbiamo perso il fervore. Se c'è, per esempio, Sandra che si dispera perché a volte quando vuole radunare la sua pia unione della Madonna del Fiume, c'è chi dice ho da fare, c'è chi dice non posso venire, c'è chi dice ho un impegno, c'è chi dice... La riunione è una volta al mese e lo sapete quand'è, giorni prima. Fate in modo di... Quando uno una cosa ci tiene, cambia programma. Stamattina sono andato al cimitero per il funerale del fratello del professore Bonanno. Stamattina io avevo allo stesso orario un appuntamento col dentista. Io ho telefonato, dico ho un funerale, l'appuntamento lo rimandiamo a domani e ci devo andare domani. Perché quando una cosa uno ci tiene, trova tempo e modo, o si rammarica profondamente se per una volta non può essere presente, ci siamo. Così allo stesso modo, cioè, quando si è tutti insieme, quando si è tutti assidui, quando si cerca di non mancare agli incontri, quando gli incontri sono vivaci e pieni di entusiasmo, uno resta col desiderio e dice ma quando sarà il prossimo incontro? Invece quando c'è l'avativismo, quando c'è diciamo un po' di noia o altro, uno dice ma quando finisce questa riunione che hai di me che fare? E questo è segno di
di mancanza di fede. Questo è il segno che uno in una cosa non ci tiene. Perché i bambini quando giocano e le mamme li chiamano, cosa rispondono? Anasanticchia, anasanticchia. Siamo? Perché amano il gioco. Così allo stesso modo quando si fanno le cose del Signore, si deve essere gioiosi, entusiasti, si deve comunicare la fede con la gioia di dire ho scoperto una cosa bella, ho scoperto una cosa meravigliosa. Molto più di certe insegne pubblicitarie in cui magari voi vedete un uomo o una donna con dei bigliettoni di 100 a volte anche 200 euro perché hanno vinto un gioco e sono raggianti. Noi dobbiamo essere più raggianti di chi vince una lotteria, perché abbiamo vinto la lotteria più grande e più bella del mondo. Abbiamo trovato il Signore. Vi ricordate quando nel Vangelo di San Giovanni Filippo incontra l'amico Bartolomeo e gli dice: vieni che ho incontrato il Signore, Gesù di Nazaret. Questa deve essere la immordente. Se ciascuno di noi facciamo a passaparola, comunichiamo la gioia di avere scoperto il Signore, diventeremo sempre più numerosi, sempre più gioiosi di servirlo, sempre più felici di appartenere a questa schiatta meravigliosa che è appunto la nobile stirpe dei figli di Dio.